La provincia di Agrigento è uno dei territori siciliani dove l'erosione costiera sta facendo i maggiori danni. A confermarlo Mariamico di Agrigento attraverso il suo referente Claudio Lombardo. Tra San Leone ed Eraclea Minua le spiagge naturali si sono ridotte a brevi lembi di sabbia e detriti, mentre timori ci sarebbero anche per alcune zone tra Sciacca e Menfi. La regione siciliana è intervenuta per salvare Eraclea Minua, ma negli ultimi 20 anni, ad esempio, Agrigento su 19 km di costa ne ha persi 9 km, che sono stati dichiarati non balneabili per pericolo di frane. I cambiamenti climatici e l'opera dell'uomo sta facendo il resto, come conferma al nostro telegiornale Claudio Lombardo, che abbiamo intervistato telefonicamente. E non è solo un problema della provincia di Agrigento, ma diciamo è un problema mondiale. Le mutazioni e i mutamenti climatici che fanno sciogliere i ghiacciai e quindi fanno aumentare la massa liquida, fanno innalzare il mare, sono dei corresponsabili all'erosione costiera. Se poi mettiamo che facciamo dei lavori sconsiderati a mare, che sottraggono sabbia e tutti questi danni che l'uomo crea, l'accelerazione dell'erosione costiera si rende più evidente. Ci sono dei problemi anche nel versante Sciacca Menfi? Sì, ci sono dei problemi a Menfi, c'è proprio una spiaggia del tutto, o quasi del tutto erosa, ma anche a Sciacca ci sono problemi. Tutta la costa sud della Sicilia è aggredita dall'erosione e anche in alcuni posti a nord. Bisogna ragionare con questo nuovo fenomeno, bisogna costituire un centro di osservazione e realizzare gli interventi nelle cosiddette aree fisiografiche. Non serve poco intervenire dove c'è l'erosione, ma bisogna studiare tutte le correnti al fine di produrre dei modelli che possano ridurre o rallentare il fenomeno erosivo, se no fra qualche anno ci ritroveremo con le case a mare e con le spiagge erose. Praticamente la regione dopo Eraclea Minua dovrebbe intervenire anche in altri punti. Sì, l'intervento di Eraclea Minua è un intervento puntuale richiesto da noi per salvare il boschetto che era aggredito, però non sono stati fatti degli studi sulle correnti, sui flussi delle correnti e probabilmente, come dicevo prima, il danno si sposterà a Levante verso Duomo Marina e Torre Salsa. Le sabbie si spostano con un movimento continuo attraverso le correnti, vengono trasportate dalle correnti. Le correnti si comportano come un grande tapis roulant che sposta queste sabbie della zona nostra da ponente a levante durante l'estate e da levante a ponente durante l'inverno. Se qualcosa si frappone al ritorno di queste sabbie, succede il danno. Ed è successo proprio questo ad Eraclea Minua. Le sabbie di Eraclea Minua negli anni sono state intrappolate dal porto di Siculiana e quindi non sono più ritornate ad Eraclea Minua. Si è realizzato l'assurdo che abbiamo perso le spiagge di Eraclea e abbiamo perso il porto di Siculiana che è diventato un grande posteggio, un disastro creato dall'uomo.